bene bene, in realtà ognuno di noi ha i suoi problemi. Alcuni possono avere problemi di natura fisica, di salute. La maggior parte delle persone che siamo accomunati abbiamo problemi interiori, problemi che nessuno vede e che noi soltanto conosciamo. Quindi la domanda non era tanto per dire, ma veramente come state? Perché questa sera, se riusciamo a comprendere bene come stiamo, possiamo ricevere qualcosa di straordinario che si chiama guarigione, la vera guarigione. Non so quanti di voi conoscete una vasca, vasche famose, o potremmo dire fontane famose. In Italia, per esempio, abbiamo la Fontana di Trevi, che a Roma, ed è una fontana, una delle più famose al mondo. Ricordo quando ero più giovane, mentre vedevo un film, c'era questo film di Totò, l'attore comico, che era alla ricerca di questo miracolo economico, perché cercava di vendersi la fontana, pur non essendo sua. E, insomma, era da ridere, era da ridere. Comunque, questa sera voglio parlarvi anche di questa vasca che era diventata molto famosa. E così voglio invitarvi a leggere insieme a me nel Vangelo di Giovanni, se possiamo prendere insieme il Vangelo di Giovanni al capitolo 5, Giovanni 5, versetti 1 a 16, e per leggere insieme vi chiedo per favore di alzarvi mentre leggiamo la parola del Signore. Leggo dal Vangelo di Giovanni. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo, in determinati momenti, scendeva nella vasca e agitava l'acqua. E il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da tempo, da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». In quell'istante, mentre quell'uomo fu guarito e preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Quel giorno era un giorno, era sabato, era un sabato, perciò i giudei dissero all'uomo guarito: «È sabato e non ti è permesso portare il tuo lettuccio». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». Essi gli domandarono: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché in quel giorno c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: «Ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio». L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che lo aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva queste cose di sabato. Fin qui la parola del Signore, potete accomodarvi. In questo momento storico della vita del Signore, del ministero di Gesù sulla terra, ci troviamo a Gerusalemme. A Gerusalemme, esattamente vicino a questa vasca chiamata Betesda, e il nome Betesda significa casa di misericordia, quindi ha anche un significato molto profondo. La vasca di Betesda era famosa, come abbiamo letto, non perché le persone buttassero dei soldi che portava fortuna, no? Andavano lì, dice: «Butta dei soldi dentro, avrai fortuna nella vita».
non era famosa per questo, ma era famosa questa vasca per i miracoli di guarigione che avvenivano periodicamente quando qualcuno si gettava dentro questa vasca. In modo particolare, come dice il testo, quando si agitava l'acqua, ad opera, almeno si diceva il detto popolare di quel tempo, ad opera di un angelo che passava, un angelo di Dio che passava da lì, agitava l'acqua, chiunque si buttava dentro, qualsiasi tipo di malattia poteva avere, cieco, zoppo, paralitico, depresso, scoraggiato, frustrato, qualsiasi situazione tu avevi, una persona aveva, poteva essere guarita. Così tutti a Gerusalemme andavano per ricevere questo miracolo, alcune volte si creavano ore e ore di file, la gente lì accalcata, una folla immensa di persone che erano malate, sofferenti e che aspettavano una guarigione, aspettavano un miracolo. Penso che non era poi così diverso da oggi. Anche oggi tanti vogliono vedere dei miracoli a tutti i costi. E talmente c'è questo grande desiderio che la religione li accontenta con pseudo miracoli. Non so se avete mai sentito parlare delle statue che piangono. Non hanno niente a che vedere con i miracoli di cui parla la Bibbia, perché qui stiamo parlando di guarigione, di miracoli veri che danno gloria a Dio, però la religione accontenta le persone e si inventa dei miracoli, come una statua che piange o che ride, oppure il sangue che si liquefà. Non so se mi capite quando dico queste cose, noi sappiamo queste cose in Italia. Chiunque in quel contesto poteva essere guarito, indipendentemente dalla malattia che poteva avere, ma doveva essere il primo ad entrare nella vasca. E questo ci insegna, penso questa sera ci insegna a stare attenti, a non perdere le occasioni che potrebbero non presentarsi mai più. Forse anche come adesso, questa sera, tu che ascolti, questa è un'occasione che non puoi perdere, devi fare molta attenzione, devi essere come quegli ammalati che stavano lì, che aspettavano che l'acqua si agitasse per entrare dentro ed essere guariti. In quel giorno, vicino alla vasca, si trovava il Signore e Creatore. Stiamo parlando della massima autorità dell'universo. Gesù in questo giorno non ha mandato degli angeli che muovessero l'acqua. Dio Creatore non ha mandato il suo esercito celeste per agitare l'acqua di questa vasca di Betesda, non ha nemmeno mandato un profeta che facesse il miracolo. Questa volta è andato lui di persona, il creatore dell'universo, era lì davanti a questa vasca dove c'erano migliaia di persone che aspettavano che l'acqua si agitasse. E cosa interessante di questa storia che abbiamo letto nel Vangelo di Giovanni, tra i più disperati che c'erano in mezzo alla folla, c'era un uomo invalido da 38 anni. Era un vero invalido, non era napoletano, diciamo, ecco. Era vero. Era un vero invalido che aveva perso l'uso degli arti, come dice il versetto 6. Quest'uomo non sa cosa significa vivere una giornata in salute. Non lo sa. Quest'uomo non sa cosa significa camminare, quest'uomo non sa cosa significa correre, non sa nulla di tutto questo. Ma era lì per tentare di avvalersi di quelle che sono le virtù guaritrici di quest'acqua che veniva agitata in questa vasca. Però era lì, deluso, frustrato, era lì incapace di muoversi. Poi, in tutta questa situazione, in questo contesto, sulla scena compare il Signore Gesù. È straordinario quando c'è tutto attorno a noi disperazione, malattia, cose incredibili, e c'è il Signore. E quando c'è il Signore qualcosa cambierà sicuramente. E lui è lì, compare il Signore Gesù, dimostrando che aveva già conosciuto l'infermo. Guardate il versetto 6, cosa dice? Gesù, veduto che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così. Gesù lo sapeva. Quest'uomo da lungo tempo, e Gesù lo sapeva.
E quindi il Signore Gesù conosce chi è afflitto. Questa è un'espressione che dobbiamo sapere. Conosce chi è afflitto da molto tempo. Qualsiasi sia l'afflizione fisica, morale o spirituale, Dio conosce qual è la nostra, qual è la tua afflizione. Possiamo confortarci in un certo senso dal fatto che Dio tiene conto della durata della nostra afflizione. Gesù sapeva che quell'uomo era lì afflitto da 38 anni. E quindi da questa storia che è riportata nel Vangelo di Giovanni impariamo che le parole pronunciate da Gesù sono in grado di in un istante di cambiare, di guarire completamente qualsiasi tipo di malessere, senza medicine, senza ricorrere alle medicine. E così questa sera dalle parole pronunciate da Gesù al paralitico possiamo notare che Dio offre una vera guarigione a chiunque. Ma lo devi volere. Dio offre una vera guarigione a chiunque, facendo essenzialmente tre cose. La prima cosa che fa per dare una guarigione, la prima fa la diagnosi. Sì, il Signore ti fa una diagnosi, ci fa una diagnosi, prima di darci la sua guarigione, la sua vera guarigione. E il Signore Gesù, nella sua diagnosi, rivela al paralitico tre elementi necessari. Il primo elemento della diagnosi di cui il paralitico aveva bisogno era della guarigione. Guardate il versetto 6. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? Questa è la diagnosi del Signore. È una delle cose che fa il Signore mentre fa la sua diagnosi sulle persone, è che a un certo punto dice: tu hai bisogno della guarigione. Ora però chiediamoci, perché Gesù chiese: vuoi guarire? Perché? Secondo voi è una domanda sciocca? Assolutamente no. Gesù sta chiedendo se sai di che genere di disturbo hai veramente? Ma vuoi essere liberato? Questo sta chiedendo il Signore Gesù. In realtà dopo 38 anni, può accadere qualcosa del genere, cioè la sua infermità era diventata parte del suo stile di vita. Sembrerà strano, ma quando abbiamo un problema, fa parte della nostra vita e diventa uno stile di vita il nostro problema. In poche parole, il peccato finisce per intaccare la salute fisica. Come si può notare dal versetto 14, dove dice: più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio. L'uomo non era abituato ad andare a lavorare. Aveva bisogno della guarigione, ma lui non era abituato a lavorare. Gesù fa una domanda appropriata: vuoi guarire? Se tu guarisci devi andare a lavorare. Vuoi guarire veramente? Lui non sapeva cosa significava avere una famiglia. Non sapeva cosa significava accudire una famiglia. Viveva sotto tutela degli altri. E adesso lui doveva, se voleva guarire veramente, doveva occuparsi degli altri. Invece, fino adesso è stato sempre lui accudito dagli altri. Con questa domanda, però, il Signore desidera farci riflettere su una verità che spesso ignoriamo. Dio non agisce contrariamente alla volontà di una persona. Anche se per far del bene, Lui desidera il sostegno, desidera l'assenso, desidera l'assenso dell'interessato. Ovvio, alla domanda che Gesù fa a quest'uomo implica un cambiamento, una scelta. Vuoi guarire? Vuoi guarire spiritualmente? Vuoi lasciare le tue abitudini? Possono essere anche le abitudini religiose. Sei pronto a vivere alla gloria di Dio?
una cosa strana che accade nella nostra natura, è veramente strana, perché la nostra natura contorta, perché abbiamo una natura peccaminosa, quindi una natura contorta, si abitua. La nostra natura si affeziona a situazioni anomale, situazioni che possono essere situazioni di disagio, situazioni di sofferenza, di difficoltà. La nostra natura contorta è capace di adagiarsi in queste situazioni anomale e non fa nulla per cambiarle. La stessa cosa vale per gli uomini e le donne di oggi. Per quanto le persone possono sembrare in salute, nell'apparenza, se rifiutano la guarigione completa, se rifiutano la vera guarigione che tutti hanno a disposizione in Gesù, se la rifiutano, il peccato li condurrà al punto della malattia finale, cioè la morte. E sapete una cosa? Non serve avere familiarità con la Chiesa, non serve avere familiarità con i sacramenti, non serve avere nemmeno familiarità con i pellegrinaggi, con il polisantismo, con tutti i santi che stanno messi sul calendario, non serve tutto ciò. Non serve nemmeno, addirittura, parlando del nostro ambiente, frequentare le riunioni, non serve nemmeno comportarsi bene. La cosa è certa, il Signore sa che abbiamo disperatamente bisogno di essere salvati. Vuoi guarire? Vuoi essere guarito? Gesù è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. E Gesù sta dicendo a quest'uomo, ma lo sta dicendo a noi anche questa sera, vuoi essere guarito? E il secondo elemento della diagnosi di cui il paralitico aveva bisogno era non soltanto della guarigione, ma anche dell'aiuto. Guardate il versetto 7, dice: l'infermo gli rispose, Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca. Quindi c'è una diagnosi precisa. Vuoi essere guarito? E lui aveva bisogno della guarigione, ma qui c'è un'altra diagnosi che è aiuto. L'uomo si rende conto che da solo non può essere guarito. È quello che forse dovremmo rendercene conto tutti. Noi da soli non possiamo essere guariti. L'uomo era completamente solo. Nessuno aveva pietà di lui, era lì da tanti giorni, da tanti mesi, forse tanti anni, e nessuno ha avuto mai pietà di lui, nessuno lo aiutava. Nessuno che lo può mettere dentro la vasca mentre l'acqua è in movimento. Il male principale del nostro tempo, così tecnologico, non è costituito da alcune terribili malattie non curabili, il che è un problema serio, ma il vero male del nostro tempo è la solitudine, e colpisce migliaia di persone. Mai come ora le persone si trovano sole, dissociate, isolate, sole in mezzo ad una folla indifferente. Sole. Ricordo il triste caso, non so se voi vi ricordate, che è stato riportato dai giornali di una vecchia signora trovata morta dopo molti giorni dal suo decesso. E quando fu trovata dalle forze dell'ordine, dopo tantissimi giorni, qualcuno notò, appeso alla parete di casa di questa signora, un calendario dove la povera donna ogni giorno aveva annotato alcune parole. Anche oggi non è venuto nessuno. Questo è il problema, la solitudine. Quest'uomo qui, l'uomo disse a Gesù, io non ho nessuno. E questa è una frase triste. Io non ho nessuno. L'uomo fa delle riflessioni sulla scortesia di coloro che lo anticipavano gettandosi nella vasca mentre l'acqua si agitava, però ovviamente lo fa senza alcun tipo di rancore, non era arrabbiato, e lui c'era rassegnazione. La vita può andare anche così, con questa malattia che mi ritrovo. Ma non si rese conto di una cosa, che colui che si stava interessando a lui
era il Signore. Tutti lo ignoravano, tutti rimanevano indifferenti al suo bisogno, tutti erano presi dai loro problemi, dalle loro sofferenze. E in mezzo all'insensibilità generale, Dio gli tese una mano per fargli del bene. Io non ho nessuno, ma aveva davanti il Signore. E il Signore Gesù ascoltò la confessione del paralitico, che dichiarò esplicitamente di essere incapace di entrare nella vasca da solo. Quest'uomo confessa che aveva bisogno di qualcuno. Così è anche per noi oggi. Il Signore Gesù aspetta da noi almeno due cose: che confessiamo con la nostra bocca che siamo perduti, siamo paralitici, che siamo malati. D'altronde la Bibbia dice che tutti hanno peccato, tutti, non si esclude nessuno. E Dio vuole che anche noi oggi, come quel paralitico, confessiamo la nostra incapacità di poterci salvare. E inoltre vuole che abbiamo bisogno di essere aiutati da Lui. Non c'è nessuno che mi aiuti. In pratica bisogna voltare le spalle al peccato per essere guariti spiritualmente. Questo è quello che il Signore vuole da noi: confessare e dichiarare di aver bisogno di qualcuno, e in questo caso aver bisogno di Lui. Il terzo elemento della diagnosi di cui il paralitico aveva bisogno era non solo della guarigione, non solo dell'aiuto, ma della speranza. Il paralitico aveva bisogno della speranza. Guardate qui il versetto dice: l'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca. Ecco, aveva bisogno di speranza. Dice: e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me. La diagnosi del Signore è che le persone sono senza speranza. L'uomo aveva perso ogni speranza. E la Bibbia dice di uomini e donne senza speranza e senza Dio nel mondo. Questa è la condizione generale delle persone su questa terra, senza speranza e senza Dio nel mondo. Il peccato in realtà intacca tutti gli aspetti della personalità fisica, sociale e spirituale. E le persone arrivano ad essere senza speranza, senza Dio. Quell'uomo aveva un corpo ammalato, aveva un'anima corrotta, aveva uno spirito morto. Ecco la condizione dell'umanità senza Cristo. Il peccato aveva invaso l'intero suo essere. Ecco perché Gesù gli disse: vuoi guarire? E Gesù lo ha sempre detto: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Vuoi guarire? E questa domanda il Signore la fa anche a noi questa sera, a noi che siamo qui. E ti dice: vuoi guarire? Come seconda cosa, Dio, per dare una vera guarigione, fa la diagnosi, prima fa la diagnosi. Dopo l'assenso dell'uomo, del paralitico, avviene la liberazione. Ed è quello che vuole fare anche con noi il Signore Gesù. Guardate il versetto 8 cosa dice. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Quindi c'è una diagnosi, c'è bisogno di capire, di confessare, di essere incapace di fare, di risolvere il problema da solo. E qui, dopo c'è questa dichiarazione, questa confessione, il Signore avviene la liberazione. Il Signore dice: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. In questo momento l'uomo paralitico capisce di essere alla presenza di qualcuno i cui occhi risplendevano della gloria del cielo. Capisce di essere alla presenza di qualcuno che parlava con autorità nel dire: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Non è che lo può dire chiunque.
e il Signore Gesù lo guarisce. È interessante, lo guarisce anche se l'uomo non aveva mai domandato, nemmeno pensato minimamente che Gesù potesse guarirlo. E Gesù aveva chiesto se desiderasse guarire. Vuoi guarire? Doveva dare, in altre parole, un taglio netto alla sua vecchia vita. Non doveva strisciare più per le strade di Gerusalemme. Vuoi guarire? Vuoi cambiare vita? È interessante perché dalle parole pronunciate dal Signore Gesù verso questo paralitico ebbe luogo una triplice liberazione. Guardate, la prima liberazione, vi è una liberazione spirituale. Alzati! Quest'uomo per 38 anni stava aspettando che l'acqua si agitasse, si agitava, ma prima di lui ci andava qualcun altro. E Gesù qui offre a quest'uomo una liberazione spirituale. Alzati. Questa parola, alzati, anima lo spirito morto. Quest'uomo aveva uno spirito morto, spiritualmente era morto, ma Gesù dice, alzati, un po' come disse a Lazzaro, esci fuori dalla tomba. Dovete sapere che nella parola di Dio c'è potenza. Quindi quest'uomo steso lì per terra, strisciare per terra per le strade di Gerusalemme, nel sentirsi dire da Cristo, alzati, in questa parola c'è potenza. In origine, quando Dio disse e Dio creò, quindi questa parola di Dio era una parola di creazione. Attualmente è una parola di rivelazione, perché abbiamo la parola del Signore. Qui in questo caso è una parola di guarigione. Alzati. E il Signore Gesù comincia sempre dallo Spirito. Sempre. E Paolo dirà agli Efesini, Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. E Gesù dice a quest'uomo, alzati. Lo sta vivificando nello Spirito. Questa è la natura della liberazione spirituale, implica la remissione dei peccati del passato, implica anche la rigenerazione dallo Spirito. Alzati. Alzati è l'ordine di Dio. Sei malato? Da quanti anni convivi con la tua malattia? Da quanti anni convivi con i tuoi problemi? E il Signore ti sta dicendo questa sera, alzati. Alzati. Questo è l'ordine di Dio, non si può aspettare. Alzati è un imperativo, è un ordine che solo Dio creatore può dare, ovviamente. Ancora oggi, quando il Signore dà quest'ordine, alzati, ancora oggi deve seguire l'ubbidienza della fede. E vediamo in questo imperativo, alzati, vediamo l'azione concreta del malato manifestando praticamente di credere, ubbidendo al comando del Signore, ubbidendo. Alzati significa abbandonare una posizione di sofferenza. Alzati, non stare a terra sdraiato, a strisciare. Alzati significa abbandonare una posizione di dipendenza. Alzati significa aprirsi ad una condizione nuova, diversa da quella che hai sempre vissuto. Alzati, dice il Signore, significa anche sperimentare una vita nuova, significa anche sperimentare una nuova speranza. La salvezza e la guarigione avvengono in virtù della potenza di Cristo e solo a Lui ovviamente spetta la gloria. La prova della guarigione spirituale è che ci alziamo. Il Signore ci dice alzati, alzati. La salvezza si manifesta testimoniando della propria fede in Gesù, perciò diremmo alziamoci e andiamo ovunque ci mandi il Maestro. Alziamoci e portiamo qualunque peso il Signore ci vuole dare. Secondo la parola del Signore Gesù verso il paralitico, vi è una liberazione non soltanto spirituale, ma anche morale. C'è una liberazione morale e Gesù dice alzati e poi dice prendi il tuo lettuccio. Qui c'è una liberazione morale, all'ordine l'uomo avvolse il suo lettuccio e se lo mise sulla spalla. E nel lettuccio vediamo il simbolo di ciò che prima era necessario, nel lettuccio vediamo il simbolo di ciò che era abituale, ma che ora non serve più, è superato. Alzati, prendi il tuo lettuccio, tu sei liberato moralmente,
Non devi più strisciare per le strade di Gerusalemme. Adesso non ti serve più quello che per te era importante. Adesso il lettuccio va riposto. Adesso il lettuccio va abbandonato e da questo momento in poi è inutilizzato completamente. È un ricordo del passato. Alzati, prendi il tuo lettuccio. E il Signore vuole liberare moralmente. Ed è sempre così, sapete? Anche oggi è così. I pensieri che abbiamo sempre avuto prima di conoscere Cristo, o le convinzioni che abbiamo sempre avuto, e ne abbiamo tante di convinzioni, alcune volte si scontrano col Vangelo, oppure le opinioni che abbiamo noi prima di conoscere Cristo, o magari i sentimenti che ci hanno accompagnato, che ci hanno caratterizzato per tutta una vita, 38 anni, 40, 50, tutto ciò. Prima che ascoltassimo Cristo, prima che ascoltassimo la parola del Signore, prima di essere trasformati e guariti, tutto ciò, questo pacchetto, questo lettuccio, va riposto, va abbandonato. Vanno abbandonati, non servono più. Ma io credevo, io pensavo. Alzati, prendi il tuo lettuccio, quello che prima non potevi fare almeno, prima di conoscere me. Adesso non ti serve più, perché adesso ci sono io. Io voglio essere la tua convinzione, io voglio essere il tuo pensiero costante. E forse sei stato sconfitto ripetutamente dalla tentazione, forse hai provato a disciplinarti da solo, hai provato di tutto, a disciplinarti negli orari, nel leggere, nel meditare, nel pregare, forse hai fatto tante cose per correggerti, ci hai provato, ma senza la parola liberatrice di Cristo non conoscerai mai, e dico mai, la liberazione morale, perché ce l'hai ancora lì, fanno parte di te, senza la liberazione che offre Cristo. Sapete, quando si incontra Cristo e c'è il suo aiuto, c'è la sua guarigione, c'è la sua liberazione, è un giorno meraviglioso quello in cui siamo in grado di prendere, quando siamo in grado di portare via quella cosa che simboleggia la nostra sconfitta morale, che per quest'uomo era il lettuccio, per noi può essere qualsiasi altra cosa. Ma quando incontriamo il Signore, ci libera, e Lui è un giorno meraviglioso, perché possiamo richiudere tutto e abbandonarlo per sempre, perché non ci serve più. Cosa alquanto interessante, l'uomo ebbe il coraggio di trasportare il suo lettuccio un giorno di sabato. Era una cosa grave, lavorare di sabato, il giorno che richiedeva immobilismo, l'immobilismo religioso, lo conoscete, il venerdì non si mangia pesce perché si trasgrediscono le regole, no? E qui c'era il sabato che non si poteva camminare più di tot, c'è l'immobilismo, c'è la contemplazione religiosa, il sabato è sacro. Quest'uomo ha avuto il coraggio di prendere il suo lettuccio, quello che lo aveva tenuto schiavo per tutta una vita, e portarselo. In realtà, quando conosciamo la liberazione di Cristo, non temiamo gli altri e nemmeno la religione. Noi temiamo solo Dio. E poi c'è, terzo, dalle parole del Signore Gesù verso l'uomo paralitico vi è una liberazione spirituale, vi è una liberazione morale, ma vi è anche una liberazione fisica. Sì, il Signore, questo è un aspetto che non vogliamo nemmeno dimenticare, anche se Lui si interessa più dello spirito, ma qui c'è una liberazione fisica. Dice qui al paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Cosa che tu non hai mai fatto da tutta una vita. Quale significato può avere il verbo camminare quando lo si mette in atto con Gesù? Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Che significato può avere? Pensate quale prezioso compagno di strada è il Signore, dal momento in cui lo incontriamo. E quando si cammina con Gesù, scorre nuova vita, nuova speranza dentro le persone. E Dio vuole che tutti noi conosciamo la sua forza soprannaturale anche quando siamo deboli, anche quando sei debole. Lui vuole questo.
E terza cosa, Dio per dare una guarigione, una vera guarigione, da, abbiamo detto, fa una diagnosi, dopo l'assenso di questa diagnosi dà una liberazione, ma infine vediamo che dà anche una direttiva. Se tu hai acconsentito alla diagnosi del Signore nella tua vita, scoprendo quello che sono i tuoi problemi morali, spirituali, fisici, il Signore ti offre una liberazione. Ma è a metà se ci accontentiamo soltanto di camminare e stop, perché il Signore fa un'altra cosa importante, il Signore dà una direttiva, una direzione. Guardate il versetto 14 come recita. Più tardi Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio. È interessante notare che l'uomo viene trovato nel Tempio. Nel Tempio, stiamo parlando nella casa di Dio. Sapevate che il Tempio è la casa di Dio? Quest'uomo, dopo la guarigione, dopo la liberazione, non è trovato nel bar o in un club dove ci si può divertire e festeggiare per l'accaduto, per l'evento straordinario della guarigione. Non è lì. Non si trova in un luogo poco raccomandabile, ma Gesù lo trova nel Tempio. Cosa ci faceva nel Tempio? Beh, sicuramente possiamo immaginare, era nel Tempio per ringraziare Dio per il meraviglioso miracolo che aveva ricevuto. La gratitudine rende gli uomini pazienti. E lui era lì nel Tempio a ringraziare Dio. Ed è proprio nel Tempio che Gesù dà la direttiva, la sua direttiva divina, nel Tempio. Gesù lo trova nel Tempio. Ed ecco perché esiste la Chiesa. Per questo esiste la Chiesa. Perché il Signore vuole dare delle direttive. Oggi magari mancano delle persone, dove saranno? Non essere nel Tempio, non essere nell'assemblea. Qual è il posto migliore per sostituire la Chiesa? Ditemelo. Se esiste un posto migliore della Chiesa. Ecco perché esiste la Chiesa. La Chiesa non è per il mondo. La Chiesa è per la famiglia di Dio. La parola deve essere annunciata da una Chiesa che esce. Una Chiesa che si compatta, è unita, consolidata e che ha una visione evangelistica, perché viene da Dio questa visione evangelistica. La Chiesa è l'ospedale del malato. E il Signore Gesù è venuto per i malati. E così quando ci sono gli incontri, un malato non vede l'ora di andare nell'ambulatorio per essere curato, per provare le cure, la terapia. E di certo un malato non se ne sta a casa sua. Allora vuol dire che si sentono giusti le persone che non frequentano le chiese. La chiesa è la casa del solitario, è la scuola di chi non è istruito nella famiglia di Dio. Ecco perché serve la chiesa. Ecco perché esiste la Chiesa. E Gesù trovò l'uomo nel Tempio e gli disse di fare tre cose. Tre cose gli dice di fare il Signore. La prima cosa che Gesù gli dice di fare al paralitico è vivere una vita di risoluta certezza. Avete la certezza voi? Più tardi Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito. Tu sei guarito. Gesù sta dicendo che dobbiamo vivere con una risoluta certezza. Questa, sapete, è la prima cosa che dovremmo insegnare a coloro che si sono abbandonati a Cristo. Tu sei guarito. Tu sei salvato. Tu sei guarito. Questa è la prima cosa, la certezza della salvezza, la certezza di essere stati guariti. E questa è una delle cose che bisogna insegnare agli inizi della vita cristiana. Uno stratagemma del diavolo è di privarci di questa certezza. Ecco perché le persone sono depresse, i credenti depressi, perché non hanno la certezza, non hanno la risoluta certezza della salvezza, della guarigione dell'anima, dello spirito. E l'apostolo Giovanni scrisse a riguardo: vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Risoluta certezza.
tu sei guarito. Se qualcuno ti dice che non è così, non ci credere. Ma io sai, non lo so, dopo 20 anni non lo sai? Quando Dio dice tu sei guarito, e lo dice Dio, non è qualcosa da mettere in dubbio. Tu sei guarito, non si può discutere, lo dice Dio, tu sei guarito. È qualcosa da credere, è qualcosa da rallegrarsi. E tanti credenti perdono la loro gioia perché diventano morbosamente introspettivi. E non lo so, chi me lo dice, i tentativi, i segnali, tante cose. Un giorno Spurgeon volle mettere il suo uditore in guardia quando disse: ho guardato a Gesù e la colomba della pace è entrata nella mia anima. Ho guardato la colomba ed è volata via. Il Signore ci vuole dare una risoluta certezza. Il segreto della certezza è mantenere lo sguardo non sulla colomba, ma su Cristo. La certezza, il segreto della certezza è mantenere lo sguardo fisso su Cristo. La seconda cosa che Gesù gli dice di fare al paralitico è di vivere una vita di risoluta certezza, ma anche di risoluta vittoria. Il Signore vuole i credenti guariti, certi di essere guariti, ma vuole anche i credenti vittoriosi. Qui dice: non peccare più. Ma perché Gesù gli disse di smettere di peccare? Forse per farlo sentire un verme quando si ritrovò nuovamente a peccare? Voi pensate che Gesù la pensi così? Non è intenzione di Gesù, diciamo, tormentare un uomo che, se non fosse stato possibile smettere di peccare. Voi credete che è possibile smettere di peccare? Cosa pensate su questo? La credenza è che non si può smettere di peccare finché siamo su questa carne. Ma questa è una bugia. È una bugia. Gesù non soltanto ci dà il comandamento: non peccare più. Perché le parole di Gesù non sono messe lì per caso. Non parla inutilmente. Quando dice non peccare più, perché si può non peccare più. Quindi Gesù non soltanto dà il comandamento, ma ci mette anche in grado di osservare il comandamento. Altrimenti non l'avrebbe detto. Infatti nella parola del Signore troviamo una promessa a sostegno di questa verità, di questa gloriosa verità. E Romani 6,14 dice queste parole: infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Perché pecchiamo? Sempre Paolo dice: ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Ci fa trionfare. Ancora Paolo dice: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. In altre parole, la vita cristiana vittoriosa è il Cristo vittorioso in noi. Se sei stato guarito, se sei stato salvato, va a non peccare più, non vivere più sotto la legge del peccato. E la terza cosa che Gesù gli dice di fare al paralitico è vivere una vita di risoluta certezza, di risoluta vittoria, ma anche di risoluta lealtà. Il Signore vuole che i suoi figli siano leali. Non peccare più, e dice
che non ti accada di peggio. Il Signore vuole dare, ci dice, ci indica di vivere una vita di risoluta lealtà. Sapete, la vita di fede è una vita di completa dipendenza dal Signore. Completa. Non si può servire due padroni. E se tu dici di essere un figlio di Dio, una figlia di Dio, o lo vuoi diventare, devi sapere che la vita di fede è una vita di completa dipendenza dal Signore. Dio ha stabilito così per insegnarci che c'è un solo luogo di vittoria ed è in Cristo. E solo tenendo gli occhi fissi su Gesù possiamo essere risolutamente leali. Non peccare più. Che non ti accada di peggio. Lealtà significa seguire Cristo con ubbidienza costante e amore incessante. Questa è la lealtà, risoluta lealtà. E quando il Signore Gesù disse non peccare più, che non ti accada di peggio, pronunciò un serio avvertimento. Perché fallire a questo punto della sua vita avrebbe significato aprire la porta a un disastro peggiore dei suoi 38 anni di malattia da cui era stato appena liberato. Non peccare più, che non ti accada di peggio. Fallire a questo punto della sua vita avrebbe significato peccare contro la luce che aveva appena ricevuto. Va, non peccare più. Che non ti accada di peggio, sii leale, sii risolutamente leale. Non cambiare padrone. Quindi ricevere la grazia del Signore e farne poca stima equivale a offendere Dio. E io penso che tanti devono chiedere perdono a Dio perché fanno poca stima di quello che hanno ricevuto. Il Signore dice: non vi ingannate. Non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure metterà. Ecco perché conviene vivere una vita di risoluta lealtà. Sì, conviene. La lealtà non è un'opzione nella vita cristiana, è obbligatoria. Se vogliamo piacere al nostro Signore, al nostro Salvatore, se vogliamo godere la pienezza delle sue benedizioni, dobbiamo vivere una risoluta lealtà. Perciò chi ha un incontro con Gesù e ne riceve tutto il beneficio fisico, spirituale, è chiamato a vivere una vita di devozione vera, autentica. È chiamato a vivere una vita di riconoscenza, è chiamato a vivere una vita di servizio, di adorazione, a vivere una vita che esprima chiaramente la fede riposta in Dio. Per chi ha incontrato il Signore, questa è la chiamata. Perciò, cari amici e fratelli, se voi volete, se vuoi sperimentare la vera gioia, abbandona, cedi la tua propria volontà alla volontà del Signore Gesù. Ed il Signore, che non fa mai le cose a metà, non lo fa mai, ti guarirà completamente. Una vera guarigione. E se vuoi che Cristo prenda il primo posto nella tua vita, lo vuoi? Vuoi guarire? Vuoi ottenere questa guarigione vera? Chiedigli perdono dei tuoi peccati. Adoralo con tutto il tuo cuore. Il perdono di Dio è il più grande dono che si possa ricevere. Più grande dono. Solo chi non l'ha sperimentato non capisce quello che sto dicendo, ma per chi lo ha sperimentato sa che il perdono di Dio è il più grande dono che si possa ricevere. E questo perdono infonde dentro di noi guarigione vera. Quella guarigione che le medicine, le flebo, le cure terapeutiche di qualsiasi scienziato non potrà mai riportare. È una guarigione che solo Dio può dare. Ecco perché Gesù dice: vuoi guarire? Vuoi guarire? Desideri la salvezza? Non peccare più. Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina
Segui Gesù. Vivi con la risoluta certezza, vivi con la risoluta vittoria, con la risoluta lealtà. Vivi così. Vivi ogni giorno seguendo le indicazioni che il Signore dà nella sua parola ed avrai sperimentato la vera guarigione. Questo è quello che ci vuole dire questa sera il Signore. Che Dio ti benedica e ti guardi. Amen.